il novello Davide che, come ho detto prima, ha battuto il Golia delle mutande verdi. Davide Bono, consigliere regionale e candidato alla presidenza della Regione Piemonte. Il cambiamento parte da qui. Buonasera a tutti, grazie a Fabrizio dell'introduzione. Sì, è vero, ho questa responsabilità gravissima che mi porto dietro, non posso dormire la notte, assolutamente, di aver mandato a casa Cota un anno prima. Questa responsabilità me la voglio prendere. Che voi vi ricordate, no? 2010 facciamo le elezioni regionali, si presenta al centrodestra con una serie di liste tarocche, no? Farlocche inventate, tra cui appunto quella dei pensionati per Cota. Anche a sinistra fanno una lista che si chiama pensionati e invalidi per Bresso, perché se le coppiano. A sinistra c'è una lista dei verdi, a destra fanno una lista dei verdi, cioè capite, verdi due volte, quindi questi ci fregano pure con le liste. Quindi quando la Bresso poi fece giustamente ricorso perché aveva il sospetto di avere che ci fossero delle liste irregolari, delle firme irregolari, noi le abbiamo fatte anche perché guardate, c'è una lista che fosse prova di onore ripresentasse, che si chiama il grillo parlante, avevano scritto grillo enorme e parlante piccolo, ma così uno dice ma magari si confondeva, si sbaglia, e si sono sbagliati, hanno votato quello. Quindi creano questi simboli proprio per fregarci da una parte e dall'altra. Quindi siamo andati avanti per tre anni, purtroppo sono i tempi della giustizia, ma non è una colpa della magistratura, che la magistratura fa quello anche che è in grado di fare con i mezzi che gli danno, perché se hanno più soldi per stampare la carta, hanno più soldi per mandare avanti le volanti, no? Nel senso le macchine comunque di servizio, è ovvio che fanno quello che riescono. Quindi tre anni per arrivare a sentenza, hanno condannato Giovine, ironia della sorte, Giovine era il leader, diciamo, del partito dei pensionati, no? Giovine pensionati, però vabbè, sono cose che succedono, e l'hanno condannato in Cassazione definitivo a 2 anni e 6 mesi, esattamente quindi come nel caso di Berlusconi, insomma più in piccolo, e quindi doveva decadere. Quindi decade, subentra la prima dei non eletti, che guarda caso è la fidanzata di Giovine. Quindi queste sono le cose che io ho vissuto 4 anni in consiglio regionale, cioè per dirvi le porcherie che ho visto 4 anni in consiglio regionale. E lì inizia l'iter invece nel tribunale amministrativo, quindi prima il TAR, poi il consiglio di Stato, eccetera. Quando il TAR dà la sentenza, dice: attenzione, non solo c'è stata una lista irregolare nel centro-destra, ma c'è stata una lista irregolare anche nel centro-sinistra. Quindi il centro-sinistra, che adesso viene a fare il duro e il puro e a dire noi siamo diversi, noi per il rispetto delle regole, delle leggi, eccetera, sono frottole, non dobbiamo crederci, anche loro hanno troccato le liste, hanno fatto liste irregolari. Sono la stessa cosa. Poi ti fregano facendo delle... Grazie. Facendo dei piccoli cambiamenti nel menù, no? Nel senso, uno dice una cosa su un tema dell'immigrazione, l'altro fa finta di essere buonista, no? Quelli così un po' sulle droghe, un po' su... Cioè, queste sono la stessa cosa. Prova ne è a Roma, poi ce lo diranno i parlamentari, no? Quindi della grande alleanza, quindi destra e sinistra. Quindi il TAR dice irregolare tutto il voto, si deve riandare alle elezioni il prima possibile. Cotta legge la sentenza, giustamente dice il prima possibile... Tra 10 anni, no? Possibilmente per lui. Quindi noi facciamo un atto importantissimo, questo mettetelo a mente bene, importante. Noi chiediamo al TAR di pronunciarsi, dire quando il prima possibile. Perché capite, senza il quando, il prima possibile veramente potrebbe essere veramente prossimo anno, a scadenza naturale. E il TAR ci dice una settimana. E quindi voi vedete il documento che Cota firma per indire le elezioni il 25 maggio, c'è scritto a seguito del ricorso del consigliere Davide Bono, probabilmente avrebbe dovuto aggiungere quel maledetto, no? E così Davide Bono, al Ministero degli Interni, alla Prefettura, sono in dire le elezioni il 25 maggio. Quindi grazie al Movimento 5 Stelle andiamo il 25 maggio a votare e risparmiamo soldi, perché guardate che l'accorpamento comporta un risparmio di almeno 25-30 milioni di euro. Quindi il primo risparmio del Movimento 5 Stelle è questo. Quindi sono soldi, non sono pochi. Poi ovvio che il bilancio della regione, parliamo di miliardi, no? Sono 30 milioni, il bilancio della regione è miliardi, 11 miliardi di euro il bilancio della regione. Ghigo 10 anni, poi Bresso 5 anni, Cota 4 anni, ci hanno regalato 9 miliardi di euro di debito. 9 miliardi di euro di debito, più qualche miliardino spalmato nelle partecipate, nel debito, insomma, che non si pagano i fornitori, lo sapete benissimo, no? Quindi questa è la situazione che ci hanno lasciato. E quando chiedi conto di questo,
questo ti dicono, ma boh, abbiamo fatto degli investimenti, abbiamo fatto delle spese, un po' come quando glielo faccio notare a distanza perché si nega il confronto a un certo signor Sergio Chiamparino, candidato autoproclamatosi del centrosinistra. Voi lo sapete, il centrosinistra nel suo statuto, il PD e quindi la coalizione, le primarie, però il loro statuto lo usano un po' quando serve, no? Quando serve lo usano, quando non serve lo buttano. Con Chiamparino le primarie non le hanno fatte, cioè a Torino, mettetevi bene in testa anche questo, a Torino i poteri forti hanno deciso che il presidente della regione Piemonte deve essere Chiamparino, Sergio, il banchiere. E guardate che Chiamparino è un banchiere, non è una definizione nostra così un po' provocatoria. Noi siamo andati a vedere la sua biografia. Negli anni 70 era già nel CDA della Banca San Paolo, quando era ancora Banca San Paolo. Poi ha fatto il parlamentare, ha fatto il consigliere in giro, insomma, in vari ruoli. Poi ha fatto 10 anni sindaco di Torino. Vito Crimi, adesso non posso risponderti, non so se mi vedi, ma non posso risponderti. Ha fatto 10 anni il sindaco di Torino e ha fatto 4 miliardi di euro di debiti con le Olimpiadi, quindi col mattone, col cemento, con le stesse porcate che fanno qua. E poi quando glielo fai notare, però appunto abbiamo fatto investimenti. E cavolo, o meglio è Belin, bisognerebbe dire, no? Ma che volevi essere intascati tutti i 4 miliardi tu? Qualcosa avrei fatto, no, con quei 4 miliardi, se no, cioè, diventava anche un po' troppo per la magistratura, poi se ne accorgevano, no? Ad esempio, adesso hanno fatto una mega indagine in cui sono arrivati a giudizio tutti gli assessori della giunta Chiamparino, degli anni appunto per una questione sui Murazzi, non so se avete seguito, probabilmente i locali lungo il Po di Torino. Lui firmava le delibere, però lui non è stato rinviato a giudizio perché non sapeva. Se il sindaco, la tua giunta, il tuo assessore all'attività giovanili, culturali, eccetera, firma le delibere, l'assessore al bilancio pure firma, tu firmi, però non sapevi. Ma allora che cavolo ti hanno messo a fare il sindaco, no? Quindi noi l'abbiamo ribattizzato un po' simpaticamente, che bisogna anche un po' rendere leggera, provare a rendere un po' leggera la politica, in questi tempi soprattutto, indebitator. No, ci sta bene, indebitator Chiamparino. Perché tra l'altro lui, finito l'amministrazione di 10 anni nel Comune di Torino, è andato dove? In banca. Cioè, presidente della Compagnia San Paolo, a gestire quel debito. Quindi capite che non è un caso, smettiamo di credere alle casualità. È tutto deciso. Lui si è messo, l'hanno messo come garante di quel debito perché verrà restituito. Come? Vendendo i servizi. Quindi a Torino è iniziato un grande smantellamento dei servizi pubblici, cioè hanno iniziato a vendere prima le farmacie comunali, l'aeroporto, poi hanno venduto i rifiuti, hanno costruito un inceneritore da 500 milioni di euro, 500 milioni di euro, ci rendiamo conto cosa vuol dire, 1.000 miliardi le vecchie lire, 500 milioni di euro, un inceneritore enorme, dovrebbe bruciare i rifiuti di tutta la provincia di Torino, forse di tutta la regione, ma non basta neanche, l'hanno già venduto, costruito, acceso, spento perché ci piove dentro come al solito. Nelle costruzioni purtroppo in Italia, è venduto, stanno vendendo tutto, vogliono vendere pure i trasporti, vogliono vendere l'acqua, il servizio di idrico integrato, e lì per fortuna i cittadini sono un po' arrabbiati. Quindi Chiamparino è stato imposto dal il sistema Torino che si allarga un po' tutto il Piemonte, quindi il PD, qui avete ovviamente Muliere, io l'ho avuto davanti a me proprio per 4 anni, penso che quando gli ho distribuito le banconote, non so se l'ho preso, forse gli ho lambito le orecchie quando gli ho distribuito le banconote a dicembre, non so se guardate, facsimili, e anche lui si è un po' arrabbiato. C'è un bellissimo filmato, no, di quella scena con tu che distribuisci le banconote, perché si erano permessi di chiedere che cosa? Di ridurre gli stipendi, dimezzare gli stipendi dei consiglieri regionali, pensate che cosa atroce. E quindi, visto che loro me l'hanno bocciato, noi così sempre creativi, un po' simpatici, si fanno queste cose, ma non è una questione di... è una questione veramente di rendere conto anche del fatto che la gente è arrabbiata fuori, forse farebbe ben di peggio se uno cercasse anche di scaricare così. Quindi abbiamo fatto le banconote facsimile e le abbiamo distribuite, ce l'ho davanti, quindi se andate anche lui potete trovare un video veramente in cui, vabbè, un consigliere mi insegue, mi prende a calci e cerca di menarmi, lui invece un po' più modesto mi insulta, solo mi prende solo male parole da dietro, te la faccio pagare, penso che fosse lui. Una parolaccia che non è ripetibile se ci sono dei bambini, eccetera.
quella lì, bravissimo, finisce Perone, insomma, ma che... non è simpaticone, però non è simpaticone, no, infatti. Quindi comunque io dicevo, ma dimezziamoci gli stipendi, un momento, iniziava la crisi già economica dura, era stata nel 2009, nel 2010 non è che era mollata, un segnale, passare da 10.000 euro netti al mese a 5.000, non è che gli avevo detto, non è che rimaniamo in mutande, poi no, non potevo sapere che le mutande sarebbero tornate 3 anni dopo, 5.000 euro netti al mese, mi sembra che ci puoi vivere bene, non potevo pensare che 3 anni dopo il presidente della regione Piemonte dicesse alla magistratura, guardi, io all'indagine di Bossopi, no, ma io non faccio abuso di soldi pubblici, peculato si chiama, anche se ne avrei bisogno, perché guadagno solo 10.000 euro netti al mese, 3.000 li devo dare al partito e con 7.000 euro netti al mese non arrivo a fine mese, cota. Cota. Quindi forse si è confuso, pensava a 700, gli hanno detto che la gente non arriva a fine mese con 700 euro al mese, lui ha detto sì, sarà 7.000, 700 troppo poco, come fai a vivere con 700, no? Dalla sua parte ha detto, ho tre case, tre mutui, no? E quindi ha detto 7.000, si è sbagliato, si è fatto questa gaffa. Ma guardate che anche il PD pensa la stessa cosa, perché il problema è che sono più furbi quelli del PD. Non l'hanno detto pubblicamente, me l'hanno detto sottovoce, a me il capogruppo del PD me l'ha detto sottovoce, e anch'io in effetti devo cambiare l'auto. Cioè, che auto c'hai che non ti bastano 7-8.000 euro netti al mese? Però questa è la situazione, cioè Chiamparino quindi è autoimposto ed è messo lì per gestire alcune cose. E cosa gestisce una regione in maniera fondamentale? La sanità. Quindi Chiamparino è messo lì per aprire la porta d'ingresso ai privati in sanità. Guardate che questa è una cosa gravissima, una cosa importantissima, noi dobbiamo fare di tutto insieme per tenere quella porta chiusa, cementata, costruire un muro per impedire ai privati di entrare nella sanità e spolparla come in Lombardia. Perché sui giornali l'altro giorno è uscito un articolo, non so se l'avete letto, dell'assessore in pectore della giunta Chiamparino alla sanità, si chiama Monchiero, un parlamentare, loro lo conoscono bene, di Scelta Civica, che ha detto proprio palese, la sanità non sta più in piedi, ci sono troppi anziani, stanno tagliando i trasferimenti da Roma, abbiamo bisogno di fare di una gestione misto pubblico-privata. L'ha detto e poi c'è stato un gran smentire del PD che ha detto no, ma non lo dire pubblicamente che queste cose ce le teniamo per noi. A Torino hanno già venduto il primo ospedale, era un ospedale grosso, si chiamava Gradenigo, può essere paragonabile, forse addirittura anche un po' più grosso di un ospedale che abbiamo visitato oggi, come l'ospedale di Novi Ligure, gestito da un privato no profit, cioè da una congregazione delle suore. È arrivato Humanitas, una grande clinica, Humanitas se l'è comprato e ha detto dovete cambiare la legge regionale che mi permette di gestire il pronto soccorso. Cioè capite, un pronto soccorso domani sarà in mano dei privati che devono fare profitto, non fanno del bene così al mondo senza un niente indietro. Quindi questa sarà la prima porta per fare entrare il privato in sanità. E guardate che ci stanno lavando da tempo. Cota ci ha provato 4 anni, poi non è tanto. Qualcuno dice fortunato, secondo me non è tanto bravo, perché ha messo un assessore alla sanità, 6 mesi gliel'hanno arrestato, no? C'era l'immagine, non so se avete visto, ho fatto l'immagine, perché poi è bello fare i raffronti, no? La Ferrero prima delle elezioni, lei che parla di sanità e dice sanità, cambiare si può, dopo 6 mesi si vede lei che entra nella macchina della polizia con le manette ai polsi, no, a processo per un'ipotesi di abuso d'ufficio e turbativa d'asta su un appalto sui pannoloni per anziani, cioè capite, se fosse confermata rubano pure sui pannoloni per gli anziani, cioè una roba, la sanità cuba circa 8,3 miliardi di euro, quindi capite, lì dentro c'è di tutto, noi facevamo accesso agli atti dei documenti, non ce li davano, consigliere regionale, non ce li davano, è venuto a fare una commissione d'inchiesta, è dovuta intervenire la magistratura per darci i documenti, perché le ASL non te le davano, quindi capite la trasparenza, lì è zero, quindi quando... Luigi parlava di trasparenza nel comune di Novi, ha detto una parola fondamentale, non è una parola riduttiva, ovvio che la usano tutti, ma poi applicarla è rivoluzionario, perché se non la applichiamo, guardate che cambia da così a così, perché non è le persone che tu metti, ma il metodo,
è la trasparenza. Se tu metti tutto trasparente, anche i dipendenti del comune di Novi, qualche dipendente o il dipendente di regione, noi ne abbiamo 2200 in regione, io non è che domani vinciamo le elezioni, non è che posso conoscerli tutti e fare i raggi X, no, a 2200 dipendenti, come faccio a saperlo? O i bandi di gara, chi li fa? Ma tutto trasparente permette alla Corte dei Conti, alla Procura della Repubblica, ai cittadini, alle aziende, a capire come mai, dove vanno i bandi di gara. Come mai in alcune AS per 10 anni non abbiamo più fatto bandi di gara, abbiamo fatto solo proroghe? Guardate che è una cosa gravissima, sta indagando la magistratura, ma hanno messo dentro tante persone già, hanno messo dentro la stazione unica appaltante, cioè avevamo un ufficio che faceva tutti, buona parte dei bandi di gara della regione Piemonte, l'hanno messi dentro, lo sapete, no? Fabrizio, il sindaco qua di Tortona, no? Berruti, che tra l'altro è candidato nel listino del centrodestra, quindi fate attenzione che Pichetto, il candidato presidente, ha detto non voglio indagati nella mia giunta e candida Berruti, no? Quindi siamo fantastico. È partito tutto lo scandalo di SCR perché il sindaco, che di professione reale fa l'indovino, a buste chiuse della tangenziale di Tortona sapeva già il nome del vincitore. È bravo, bisognerebbe scritturarlo, è bravo, è un prestigiatore, lo sapeva già prima. Quindi capite che veramente con la trasparenza, noi vorremmo avere un filo diretto con la Corte dei Conti e con la Procura, non abbiamo paura, non abbiamo nulla da nascondere, ha controllato anche i nostri conti, oggi ho pubblicato l'estratto sulla mia pagina Facebook, del 2013, ci ha fatto dei rilievi, noi le abbiamo risposto, ci ha detto bene, avete ragione voi, tutto regolare, gli altri adesso stanno, no? Hanno un piccolo di problemi, 40 rinviati a giudizio, stanno chiedendo indietro i soldi, perché le cene al mare, facevano le cene al mare in Liguria e le hanno provate a giustificare i magistrati, che i magistrati non sono proprio fessi, studiavo i flussi turistici dal Piemonte verso la Liguria e dalla Liguria verso il Piemonte, no? Perché a Novi Ligure sicuramente sarebbe interessante studiarli, ma non è che i magistrati sono proprio scemi, si sono anche un po' arrabbiati, perché giustamente li prendi in giro e quindi si arrabbiano, quindi questo ovviamente è per quanto riguarda il vecchio. La trasparenza quindi sarà la parola chiave del Movimento 5 Stelle in Regione Piemonte. Sulla sanità noi dobbiamo informatizzare, oggi siamo stati con Fabrizio Gallo in visita all'ospedale di Novi Ligure, abbiamo visto ad esempio un esempio di informatizzazione che secondo noi non va in una direzione giusta, ma ha un costo ancora eccessivo. C'è l'armadietto, nel senso organizzato, che si chiama Mario, probabilmente imbusta le singole dosi del farmaco, cioè una singola pastiglia con il codice a barre, le distribuisce poi il paziente tramite un computer, eccetera. Però ha un costo madornale, quindi l'informatizzazione deve venire incontro anche a livello di costi. Noi vorremmo avere la cartella clinica elettronica, cioè finalmente avere la storia di una persona online su uno strumento che è accessibile a tutti, al medico dell'ospedale, al pronto soccorso, al 118, alla guardia medica, al medico di famiglia. Io sono un medico di famiglia, lo so bene la difficoltà di vedere una persona che non hai mai visto prima, magari alle farmacie, così che si possono prenotare gli esami online. Chi non ha online va, scende in farmacia sotto casa e li prenota la farmacia, i referti li arrivano lì, non devi andare in ospedale, soprattutto nel momento in cui chiudono e riducono reparti, servizi, eccetera. Questo aiuta moltissimo anche le persone, non ci sono neanche più i trasporti, stanno tagliando i trasporti, la giunta Cotta ha tagliato un bel po', quindi questo serve tantissimo, e con questo risparmiamo soldi, tagliamo le liste d'attesa. Perché guardate che si risparmiano milioni e milioni di euro, perché quanti esami sbagliati si fanno in sanità? Tantissimi. Cioè si sbagliano esami, si perdono i referti, allora li rifaccio, poi sbaglio la prescrizione, poi la rifaccio. Ci deve essere il controllo, cioè il pubblico perché non funziona? E poi vado a chiudere. Il pubblico non funziona perché non c'è il controllo di gestione. Cioè il privato controlla i soldi che escono, il pubblico no, tendenzialmente, spendiamo. E quindi poi ovvio che hanno vita facile a dire, il pubblico, fannulloni, spreconi, mandiamo al privato, così il privato si pappa tutto per 4 lire e poi fa profitto fino alla fine dei tempi. No, questo non lo possiamo permettere e non dobbiamo permetterlo. Quindi questo sarà l'impegno fondamentale, sanità, perché la sanità è l'85% di una regione. L'altro tema caldo ovviamente è il lavoro, quindi noi ci impegniamo da subito, l'avete visto anche sul nostro camper, a introdurre il reddito minimo garantito. Ci stanno provando loro a Roma, i parlamentari, e noi vogliamo farlo in regione. In regione, da subito, il giorno dopo, dovessimo vincere le elezioni, 10 milioni di euro si trovano subito tagliando i vitalizi, quindi quella scandalosa, odiosa pensione che i consiglieri regionali dopo 5 anni si prendono, quando la gente invece non arriva a 70 anni la pensione. Quindi 10 milioni di euro, che sono 420 euro al mese per 2000 piemontesi. Certo, mi direte che non hanno reddito, non hanno ammortizzatore, hanno perso il lavoro, non hanno nessuna rendita, eccetera. Mi direte 2000 non sono tanti,
Però iniziamo con 2000, pian pianino che mettiamo in efficienza questa disastrata regione, cerchiamo di liberare risorse ed aiutare sempre di più. Poi bisogna creare posti di lavoro, quindi politiche attive, sia con tutta una serie di punti che troverete presto sul programma, tra 4-5 giorni sarà online, sia soprattutto con i fondi europei, quindi ci saranno anche poi forse qualche candidato alle europee che si presenterà velocemente alla fine. Abbiamo una grande occasione, 2,15 miliardi di euro di fondi europei. 2,15 miliardi di euro, sono 300 milioni all'anno per 7 anni, questi soldi bisogna usarli bene, però non possiamo sprecarli, se li sprechiamo possiamo chiudere veramente baracca e burattini. Quindi ne parlavamo oggi dicendo quanto era bella Novi Ligure, quanto potrebbe essere molto valorizzata, perché guardate che potrebbe essere molto valorizzata questa città, è veramente un punto intermedio tra Milano, Genova, Torino, quindi cioè, veramente potrebbe essere valorizzata dal punto di vista turistico e paesaggistico. Però dobbiamo smettere di cementificare qualunque cavolo di prato verde troviamo intorno per far contento Gavio e gli amici di Gavio. Ci hanno detto che l'outlet, sì, l'outlet è la valorizzazione del territorio, ma insomma l'outlet è la persona che arriva lì in macchina, compra, se ne va e va via, e desertifica i centri cittadini, perché chiudono i negozi, perché hanno la competizione di lì, basta, questo deve finire, i centri cittadini devono rinascere come centri commerciali naturali, cioè all'aperto, ci sono i dehors, ci sono i bar, ci sono i negozi che sono aperti, cioè questo deve essere, non è un ritornare al passato, andare avanti facendo le cose di buon senso. Quindi questo, poi lavoro ovviamente sulla edilizia, ristrutturazione, come ho detto prima, non si costruisce più nulla, ma non perché noi siamo cattivi, ma perché non si vende più nulla. Quante case ho visto cartelli in vendita, l'affitto non ci provano neanche più e tanto nessuno paga gli affitti, quindi anche chi costruisce ci è venuto a dire avete ragione, non vendere nulla, aiutateci a venderli in venduto almeno che non ci perdiamo, al prezzo di realizzo. Poi aiutiamo a ristrutturare, cioè se noi ristrutturiamo e diamo quei fondi per anticipare, perché io 3 anni fa ho fatto una riunione condominiale, anche più di una, per riuscire a mettere termovalvole, no? Una rotta infinita, adesso non te le mette più nessuno, non c'hanno i soldi per neanche pagare la bolletta che ti mettono le termovalvole o cambiano la caldaia. Se la regione anticipa i soldi, poi li ottiene l'anno dopo dalle detrazioni, si può fare, ci sono delle compagnie energetiche che fanno questo lavoro, ma basta farlo, non è che devi inventarti le distese di pannelli fotovoltaici sui prati, no? Basta far quello, porca miseria, non ci vuole tanto. Sono cose di buonsenso, non vi diciamo, non facciamo promesse elettorali infattibili. E ultima, una cosa che ci teniamo, l'automobile elettrica. Cioè, io sono di Torino, abbiamo la FCA, difficile anche dire, che non si chiama più Fiat, no? Quindi non mi ci abitueremo mai, ovviamente, che potevi mettere una vocale in mezzo, possibilmente non la I, però potevano rendere un po' più facile, no? Nel senso come acronimo, e producono SUV Maserati di lusso, immagino che qui dentro nessuno di noi potrà mai comprarsi un SUV Maserati di lusso nella sua vita, forse non avrebbe neanche poi il piacere che te ne fai di 2 tonnellate di roba, di ferraglia. Facciamo scooter, biciclette elettriche, automobiline piccole elettriche, perché la gente, la maggior parte dei spostamenti in Italia non è l'America che vado dal parente e faccio 400 km, no? Vado dal parente e faccio 20 km, 10, 15, 20, cioè andare e tornare, non è una roba, quindi una macchina elettrica a 7-8 mila euro che è il prezzo che uno si può permettere con le rate, cioè quello, e lì facciamo partire la ricerca, i nostri ingegneri che studiano le batterie, studiano le colonnine di ricarica, non emigrano, vanno all'estero, fanno il design, l'ecodesign, cioè ci va poco, questo si può fare e sono tutte cose di buon senso che si fanno, ma guardate, come ha detto Fabrizio e chiudo, si fanno solo se ci sono persone libere e indipendenti, se ci sono quelli che hanno fatto degli accordi con le banche, con i banchieri, che hanno detto no, non vi preoccupate, che hanno fatto l'accordo con i grandi costruttori, che devono fare i buchi nelle montagne, no? Il terzo valico, Mugliere in regione Piemonte. Mugliere in regione Piemonte ha firmato in finanziario, mi sono arrabbiato tantissimo che era uscito anche sul sito del Terzo Valico, un emendamento non c'entrava nulla in finanziaria per garantire i lavori, no? Che la legge regionale. Sì, la legge regionale, però non si capisce, quindi che garantiva il lavoro locale, che la manodopera locale lavorasse al cantiere, che poi in Valsusa non ha mai funzionato, non ha funzionato neanche in Francia, lui la voleva a tutti i costi, mi sono arrabbiato, ho detto ti presento 1000 emendamenti se provi a passare, e poi alla fine hanno fatto l'inciuccio con la Lega,
col Forza Italia le hanno fatto passare. Quindi basta, queste cose sono finite. Quindi solo persone libere e indipendenti, perché questi sappiamo da chi sono manovrati. Quindi a Novi Ligure bisogna votare questa lista, bisogna partecipare e poi dare fiducia a questa lista, e poi il Movimento 5 Stelle in regione e in Europa, che così possiamo cambiare. Possiamo cambiare continuando ovviamente a fare quello che state facendo qui, controllarci. Controllare, controllarci e partecipare. Questo è veramente il segreto del successo di un movimento fatto da cittadini per i cittadini. Grazie. Bravo.